io vi cito, adesso vi leggo un punto e dopo vi leggo io tanti punti, poi ancora vi cito un'altra scrittura, cioè un altro titolo, però finiamo questo qui. Leggiamo un verso conosciutissimo, in Romani 10, il verso 9 e 10. Romani 10, verso 9 e 10. Ricordate però il testo che vi ho dato. Posseggo ciò che confesso. Confesso è lo stesso. E dice così questo punto, vi leggo ridotto per una questione di tempo. Dice così: chi confessa Gesù Cristo come mio Signore, dice così. Allora ripetetelo bene, chi è che lo vuole leggere? Vi faccio leggere stasera un solo verso. Allora legge, ce l'ha. Romani 10, 9 e 10. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Sarai salvato. Allora, abbiamo detto che possediamo ciò che confessiamo. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, sarai salvato. Perché con la bocca si fa confessione e con il cuore si crede. Capite? Perché se uno confessa tante cose con la bocca e non crede, non riceve proprio niente. Tanto Giacomo dice, quel tale che chiede a Dio delle cose, fa delle richieste, e poi nel suo cuore dubita, quel tale, quel credente, non spera niente di ricevere da Dio. Capite? Il Signore è chiaro. Allora, tutto ciò che dichiariamo, possiamo aggiungere con fede, noi avremo. Senza la fede è impossibile piacere al Signore. Un'altra confessione ve la leggo in Isaia 53:5. Ovviamente io non ve lo leggo completo il verso, ma vi do un accenno, tanto perché voglio dirvi poi altro. Confesso che per le sue ferite noi siamo stati guariti. E la confessione qual è che dovrebbe essere, quella del cristiano? Posseggo la guarigione. No, io avrò la guarigione, ma posseggo, perché mediante le sue lividure, le sue ferite, noi abbiamo. Questa è la fede, noi abbiamo. Perciò se tu preghi questa sera, Signore guariscimi, cosa devi dire? Se no, se tu continui a dire guariscimi, guariscimi, senza fede, sarai sempre malato. Allora io posseggo mediante le sue lividure, lo dichiaro, io non avrò la guarigione. Dobbiamo cambiare terminologia. La terminologia della fede è un'altra cosa che dirlo con la bocca. Allora, mediante le sue lividure io sono guarito, io ho la guarigione, anche se non si verifica immediatamente, però continuo a credere, perché Dio dice che farà secondo la nostra fede. Dio non ci delude, Dio premia la fede. La fede non è una suggestione che uno ripete, no, la fede è una certezza. La fede è certezza di cose che non si vedono con gli occhi, ma si credono, e Dio farà secondo come tu confessi. È quello che cerco di mettervi nel cuore questa sera, fratelli e sorelle, di cambiare modo di pregare. Giacomo dice che molti chiedono e non ricevono. Perché? Perché ricevono, perché chiedono male, solo per spendere nei loro piaceri, dice.
però il Signore vuole che chiediamo secondo la linea e la sua volontà, la linea spirituale. Abbiamo un'altra confessione che la troviamo in Giovanni 8:36. Giovanni 8:36: confesso che il Figlio mi ha fatto libero. E io lo ripeto qui lunedì sera durante la intercessione: confesso che il Figlio mi ha fatto libero, perché Gesù dice: conoscerete la verità. La verità. Chi è la verità? Gesù. È Cristo. E la verità mi farà libero. Allora, quando tu chiedi la liberazione di qualche legame che c'è nella tua vita, dopo aver chiesto: Signore, liberami, devi dire: posseggo la liberazione. Perché Cristo è la verità, non che mi farà voce del verbo passato, ma sono libero. È diverso. In Cristo, cioè, non è un'illusione, non è convincerci con pensieri illusori, perché la fede non è un'illusione. Ve l'ho detto, la fede è certezza. Altra dichiarazione. Un giorno Gesù, un capo, un centurione romano, andò per avere la guarigione del suo figlio. Ha detto: vieni a casa mia. E mentre Gesù andava, poi ha ripensato. Ha detto: Signore, non occorre che tu vieni a casa mia. Di una parola e il mio servo sarà guarito. E così il Signore si è meravigliato che c'era questa fede e gli ha detto: vai, è già guarito. E lui ha controllato l'orario quando Gesù gli ha detto questo, e proprio in quel momento, in quell'ora precisa, che lui, diciamo, ha cambiato. Prima vieni a casa mia e prega, dopo no, non occorre, perché io credo che, come io che sono un centurione romano e comando e mi ubbidiscono, tu basta che dici una parola e il mio servo sarà guarito. In quel momento, in quell'ora, tutto è coinciso, perché c'è stata l'azione della fede. Non era teorico, questo qui era convinto veramente. E il Signore ha detto: ah sì, tu hai confessato questo? Vai, il tuo servo è già guarito. Il Signore ci prende in parola. Quando noi prendiamo in parola Lui ci prende in parola anche a noi. Ancora un altro punto lo troviamo in Romani 5:5: confesso che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Mediante lo Spirito Santo, l'amore di Dio posseggo. E se noi possediamo la capacità di amare, e amare non solo chi ci ama, chi ci vuole, anche i nemici, ama il prossimo tuo come te stesso, e fate del bene anche a quelli che vi fanno del male. Questo è un amore che è diverso di quell'amore di bocca. Altro punto nei Proverbi, anzi, perdono, Ebrei 13:5: confesso che Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Dio stesso ha detto: io non ti lascerò. Ovviamente non è l'unico, ce ne sono tanti altri punti, perché l'uomo soffre di solitudine, ci sono persone che sono in mezzo a milioni di persone in compagnia, ma si sentono soli perché non hanno Cristo e hanno il cuore vuoto, gli manca proprio Gesù per riempire la loro vita.
Dunque dice il Signore: io non ti lascio solo, non ti abbandonerò. Vi basta questo? Non ti abbandono. Gli altri ti possono abbandonare, tuo padre e tua madre ti può abbandonare, ma io l'Eterno non ti abbandonerò mai. Gli altri, i parenti ti scaricano, gli amici, tuo marito, tua moglie, Gesù non ti molla, per dirlo in un termine un po' moderno, no? Di giovanile, Gesù non ti molla mai. Se tu lo vuoi, lui sarà sempre con te. Lui ha detto: non ti lascio e neanche ti abbandono, tranne che noi proprio lo rigettiamo, lo rifiutiamo, mettiamo una barriera. Ma se tu lo cerchi, egli si farà trovare, dice la parola di Dio. Se tu lo invochi, egli ti ascolterà. Se tu bussi, egli aprirà la porta, perché lui non è un Dio che chiude la porta a nessuno. Una volta alle porte c'erano questi buchi con i video, no? Che il proprietario, ci sono ancora in alcune, adesso ci sono le telecamere, che praticamente tu se vai lì a suonare, loro guardano sulla telecamera se sei gradito o non sei gradito, chi sei, e decidono, gli apriamo o non gli apriamo. Invece una volta ci mettevano proprio l'occhiolino lì e guardavano chi è, e tanti magari non erano graditi certe visite, alcuni sì e alcuni no. Gesù non fa così, lui è la porta, ci dice la parola di Dio, lui è la porta di salvezza, chi bussa sarà aperto. Andiamo avanti con questo soggetto: posseggo ciò che confesso. Dice il Salmo 107 verso 2: confesso che sono fra i riscattati del Signore. Salmo 107, 2: posseggo i benefici della redenzione tutti i giorni. I riscattati sono quelli che sono stati comprati, i figli di Dio che lo hanno accettato come Salvatore e si sono pentiti dei loro peccati. Hanno diritto, perché il Signore dice che tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli, cioè Dio, ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E perciò cosa diceva il papà del figlio prodigo al figlio maggiore che non voleva entrare? Figlio che gli contestava che non gli aveva dato neanche un capretto: quello che è mio è tuo. È il Signore che dice anche a noi: sei tu che non mi chiedi, sappi pure che le mie cose, le mie promesse, i miei doni sono per te. Tu ne hai diritto perché hai accettato Cristo. E allora, dal momento che hai accettato Cristo come Salvatore e il tuo nome è stato scritto nel libro della vita, sei stato lavato col sangue dell'agnello e il tuo nome è stato scritto nel regno, cioè nel libro della vita, hai il diritto di chiedere. Chi non ha il diritto sono quelli che non sono figli, che a volte si sono religiosi, si prendono il diritto di dire Dio fa qui e invece non fa niente, cioè non credono nella potenza di Dio, lo dicono di bocca. Allora, altri punti. In Giovanni 2,27 confesso che l'unzione di Dio, Giovanni 2,27, primo Giovanni 2,27, confesso che l'unzione di Dio dimora in me, posseggo tramite la sua unzione delle capacità col quale distruggere il giogo del peccato. L'unzione non è le bottigliette di olio di oliva e basta. L'unzione è avere su di noi la pienezza dello Spirito Santo. Se voi leggete nel libro degli Atti, il Signore dice che i cristiani che erano andati sull'alto solaio
ma prima, anteprima, Gesù aveva detto ai suoi discepoli: andate in Gerusalemme e aspettate l'unzione dello Spirito, secondo Gioele 2,28, e avverrà che negli ultimi tempi io spanderò il mio Spirito, cioè l'unzione su di voi. E quando lo Spirito Santo verrà su di voi, allora mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Samaria, Gerusalemme in casa nostra, poi il paese e fino all'estremità della terra. Allora noi riceviamo la capacità di essere annunciatori della parola di Dio, di testimoniare del potere di Cristo. Vi faccio questo esempio. Secondo voi, se due vanno in guerra, due soldati vanno in guerra, uno ci va solo con la divisa e uno ci va con la divisa e le armi, qual è quello più attrezzato, equipaggiato per vincere? Quello con le armi, è normale. E diciamo che quando uno accetta Gesù come Salvatore, viene perdonato e lavato, ha la divisa, ma dopo occorre l'unzione, le armi dello Spirito per sconfiggere Satana, perché Satana è molto astuto, non pensate? Allora la sapienza, muoverci con la sapienza di Dio e muoverci con l'unzione di Dio, col discernimento dello Spirito Santo, è diverso. Allora sempre non dobbiamo escludere lo Spirito Santo, vuole non essere vicino a noi ma dentro di noi, perché ci dà la capacità di avere discernimento e di presentare l'Evangelo con la sapienza e l'unzione di Dio. Due punti e poi finisco questo titoletto e mi apro un altro, che dice così: Marco 16:17 di Marco, confesso che nel nome di Gesù posso cacciare i demoni, posseggo l'autorità per operare, perché il Signore dice: io vi do autorità, io vi do autorità, autorità di calcare sotto i piedi serpenti e scorpioni, che sono demoni, e su tutta la potenza del nemico, tutta la potenza. Certamente non pensiamo che Satana va via con il 448, se non c'è unzione lui lo sa. Satana sa se hai unto, se hai consacrazione o se non ce l'hai. E quando tu vuoi cacciare un demone, come hanno fatto i 7 figlioli di Cefa, che hanno visto Paolo e Sila cacciare i demoni, e hanno detto: possiamo fare pure noi così. Qui se lo fa Paolo e Sila, ma lui, hanno sottovalutato che Paolo e Sila erano servi di Dio e pieni di unzione di Dio e di Spirito Santo. Quando dicevano anche a quella ragazza che a volte gli faceva pubblicità: questi sono i servi di Dio Altissimo, e Paolo se ne è accorto che era una pubblicità, no, che non veniva da Dio, ma era una pubblicità fatta male da una posseduta, da una che era piena di demoni, e Paolo l'ha sgridato quei demoni ed è stata liberata. E pensate che questa ragazza veniva usata per fare soldi, come i maghi di adesso, no? Tutte queste forme di magia, di spiritismo, che il Signore vieta che non si trovi tra voi chi evoca gli spiriti o gli indovini, chi fa magia, perché c'è il giudizio di Dio. E glielo diciamo pure a chi ci ascolta: smettetela di andare in mare, quelli vi rubano i soldi, vi imbrogliano, perché Satana è un imbroglione e un ladrone. Dunque Paolo aveva unzione, Paolo e Sila, e quando questi volevano imitare come gli scimmioni, hanno visto un indemoniato e hanno detto: nel nome di Gesù e di Paolo, hanno aggiunto, fuori da questo corpo. E sapete come hanno risposto i demoni?
conosciamo chi è Paolo, conosciamo chi è Gesù, ma voi chi siete? E gli hanno dato una manata di botte che un giorno, se ce lo facciamo raccontare dall'Apostolo Paolo, l'hanno denudati e l'hanno presa a bastonate. Avete capito? Dunque, Satana lo sa. Se tu non hai unzione, è inutile che vuoi cacciare chi? Neanche le mosche caccia. Ma se hai l'unzione ti basta poco, dentro di te puoi avere avversari, persone indemoniate, parenti indemoniati, e tu dici nel nome di Gesù, fuori da questa vita, da questa mente. Dunque, non lo diamo per scontato, perché Satana sa che il livello di consacrazione hai o non hai. Vi ho portato l'esempio, no? E Marco 16:18, poi finisco questo pezzettino per darvi ancora 5 minuti di un altro pezzo. Marco 16:18: confesso che posso imporre le mani agli infermi ed essi guariranno. Posseggo la potenza guaritrice a favore di coloro che sono oppressi dalle malattie. Però io voglio darvi un chiarimento. In un altro punto della Bibbia dice: non imporre le mani precipitosamente, mai, mai. Non credo che sia dato a chiunque il fatto che uno va lì e impone. Ci sono alcuni che così lo fanno come bere l'acqua, invece non è così, perché se non hai rivestimento, come ieri abbiamo letto in Efesini 6, rivestitevi, dice così o no? Efesini 6, rivestitevi della completa armatura di Dio per poter resistere contro le insidie del maligno. Non c'è da scherzare. Non mi risulta che chiunque vieni qui che ti metto le mani, non vi fate mettere le mani da nessuno addosso, perché certi demoni vi passano addosso a voi. Scegliete, uomini di Dio, prima di tutti dovete venire dal pastore. Non dovete, vieni che mi metti la mano qui. No, non lo fate mai. Non mi risulta che chiunque metteva le mani, biblicamente ve lo dico. Dunque, quelli che sono chiamati al ministero, quelli che hanno l'unzione e l'autorità del Signore, possono farlo, ma non è dato a tutti questo. È chiaro? Avete capito? Un contadino mi ha raccontato una storia lì, mi trovo vicino a Varese. È un contadino, diciamo, religioso, senza conoscenza, l'hanno presentato. Però nella sua, diciamo, ignoranza alle cose di Dio, mi diceva: io qui ho una mucca, si è ammalata, e così per me questa mucca mi dava il latte, mi dava, era tutto, non avevo altro. E ho detto: Signore, siccome si era messa e non si alzava sotto una pianta, ma quella volta io l'ho detto, se mai avevo pregato, prima avevo fatto preghiera, Ave Maria, tutte quelle litanie pappagallescamente ripetute, ma quella volta ho detto: Dio, aiutami per favore, tu sai che mi serve, non ho, sono un pensionato, pochi soldi. E mi raccontava: dopo che ho finito la preghiera, la mucca si è alzata. Perché nella sua, così, ma lui ha gridato nella sua semplicità. Sono piccole cose, ma per lui era una grande cosa, perché era l'unico sostegno, capite?
E Dio viene incontro anche a quelle invocazioni che vengono fatte in un modo semplice, perché non ci vuole la teologia e neanche grande cultura per conoscere Gesù. Ha parlato sempre con un linguaggio per farsi capire a tutti, non ha parlato con un linguaggio complicato, anzi lui usava le parabole, sono cose della vita che li usava per dare chiarimenti di cose spirituali. Quando lui diceva, Giovanni 15, io sono la vera vite, voi invece siete i tralci della vite. E poi spiegava, ogni tralcio che non dà frutto, lui c'ha i forpicioni, li taglia, ma ogni tralcio che dà frutto egli lo rimonda finché ne dia di più. Così anche gli alberi che non danno frutto, Gesù ha maledetto la pianta di fico perché era senza frutto. Voi immaginate, Dio non vuole credenti infruttuosi. Quando parlava Davide e parlava Gesù, Davide parlava nel Salmo 23 e Gesù parla in Giovanni 10, cosa diceva Davide? L'Eterno è il mio pastore. Erano parabole, ma che erano una realtà. Nulla mi mancherà, egli mi fa giacere in verdeggianti pasti, mi guida lungo le acque calme, egli mi ristora l'anima per amore del suo nome. Anche se passasse per la valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me, Signore. Questo lo diceva Davide, che ancora non aveva avuto e non ha avuto l'onore di vedere Gesù, ma già diceva, Dio è il mio pastore. E lui già lo sentiva nello spirito che sarebbe venuto proprio dalla sua genealogia. Secondo la carne veniva Cristo. Gesù cosa dice nel capitolo 10 di Giovanni? Io sono il buon pastore. Vedete come si lega la parola di Dio? Il pastore non è come il mercenario, quello lì vuole solo carne, vuole portare le pecore e le mucche al macello e per vendere. Io non sono un mercenario, io sono il buon pastore e io ho dato la mia vita per le pecore, per noi, la mia vita. E dice che, gli spiega che Satana è venuto per rubare, ammazzare e distruggere, ma io che sono il buon pastore sono venuto perché voi abbiate la vita e l'abbiate ad esuberanza. Ci sono persone che al sabato sera, giovani, anziani, ragazzi, e dicono mi vado a divertire. Qual è il loro divertimento? Il loro divertimento è fare le file con sto freddo gelido per entrare in queste sale da ballo, e fanno file. Io a volte quando esco da punta, a volte passiamo in certi posti dove fanno delle file, stanno lì al freddo finché entrano. Che cosa provano loro quando entrano lì? Non so chi di voi è entrato in questi luoghi prima di conoscere il Signore, mi auguro, prima di conoscere il Signore. Già appena entrate c'è un frastuono, rumore tremendo, che già il cervello ve lo fanno tremare con queste casse, volumi alti. Poi lì che cosa c'è? Droga, c'è alcol in abbondanza e tutto ciò per provare chissà che cosa. Gioia quella, divertimento. Tanti li raccolgono a pezzi sulle strade, perché qui abbiamo un avvocato che sicuramente in causa di questo genere, incidenti gravi,
E perché? La causa che cos'è? Alcol, droga. Non è bello sentire che tuo marito, tua moglie, i tuoi figli vengono raccolti e messi nella cassa da morto e che sono usciti vivi e te li portano morti forse a pezzi. Questo è il divertimento di Satana. Inganna, illude. Satana è un ladrone, lui è venuto per ammazzare, per uccidere, per distruggere. Tu gli parli del Signore, oh ma quale Signore? Il loro Dio è tutt'altro. Certamente c'è da riflettere, questa è la cronaca di ogni giorno. E a volte noi abbiamo figli non convertiti, mariti non convertiti. E tanti si accorciano la loro vita per non accettare Cristo che gli offre la vera vita. Quello non è divertimento, quello è morte. Satana ti dà la caramella e poi ti dà il veleno e ti uccide, ti lascia uccise e distrugge famiglie e famiglie, mamme piangono i loro figli. Ne ho sentito troppe, fratello Sveglio, troppe pianti di mamme e di genitori che se avrebbero ascoltato i consigli della parola di Dio che io personalmente ho dato e ho ministrato, non sarebbero al cimitero oggi, sarebbero nelle chiese ad ascoltare con la mamma, con il papà, ad ascoltare la parola di Dio. E invece le loro mamme devono andare a trovare e vedono la loro fotografia lì dentro, dentro terra, oppure il colombario, come si chiama? L'opolo. Non è bello, vi dico cose vere di parenti anche che non hanno ascoltato ciò che io gli ho predicato. Indifferenza. Dunque, questo vale per noi questa sera e io ti chiedo questa sera, fai intercessione, perché la Bibbia dice di pregare per i nostri parenti, di pregare per la nazione, in questo momento la nazione che ti ospita è l'Italia, preghiamo per l'Italia, preghiamo per i ministri che a volte sono pieni di droghe, fanno leggi sbagliate e tutto il popolo soffre e a volte paghiamo ministri che solo che li vediamo litigare, li vediamo che si odiano, anziché dare un esempio, perché non hanno Dio e loro pensano solo all'Iddio denaro e non pensano di fare leggi per favorire il popolo, di sgravare da pesi, invece mettono ancora pesi, tasse sopra tasse, fino a schiacciare. E che Dio abbia pietà e misericordia di questi uomini che pensano solo al denaro. E che come Zaccheo è andato a chiedere a Gesù perdono e che regolava tutto ciò che aveva fatto in un modo negativo, io darò la metà dei miei beni ai poveri e a quelli che ho rubato io gli restituisco quattro volte tanto, come Matteo che faceva l'esattore delle tasse e ha smesso di fare questo perché lo faceva in un modo illegale, rubato, e poi è divenuto un evangelista, l'evangelista Matteo. Dio fa questi miracoli e non ci sono più gli uomini come Daniele che era al governo ma non si piegava davanti agli altri, davanti ai nemici, i suoi ministri, ministri assieme a lui. Ma lui si è mantenuto integro davanti al Signore e Dio l'ha premiato. E oggi parliamo di Daniele, di Giuseppe che fu amministratore, gli uomini di governo adesso. Troppa gente che succhiano il sangue come proprio vi spremono come un limone da tutte le parti e non hanno pietà, più hanno soldi perché lo spirito di avarizia c'è dentro di loro, più hanno soldi più li vogliono, sono ingordi. E io vorrei dire, se per caso ci ascolta qualcuno, e non so che ci ascolta, loro non hanno mai patito la fame,
non hanno mai patito a non avere un paio di scarpe. Loro hanno avuto tutto nella vita, hanno tutto, e loro dicono, fanno i conti con la bocca, con la calcolatrice, ma se verrebbero assieme a me li porterei dove nel frigorifero non hanno niente, dove persone non hanno scarpe, non hanno vestiti, questi non sono abituati. Allora cambierebbero modo di pensare e di fare le leggi giuste, perché la Bibbia dice che la giustizia dell'uomo davanti a Dio è un panno sporco, come i panni che lavate voi sorelle, è un panno sporco, c'è solo inquinamento dappertutto. Ma che il Signore possa illuminare questi ministri di tutte, compreso l'Italia e di altre nazioni, che facciano leggi secondo la parola di Dio. Finisco, ma voi sapete che adesso l'hanno tirata, ma prima si doveva giurare quando andavi davanti per fare una testimonianza davanti a un giudice, non so avvocato, si giura ancora con la Bibbia, cioè l'hanno tolta la Bibbia, perché non gli interessa, prima si giurava, io giuro davanti a Dio e davanti alla legge, hanno tolto la Bibbia, non gli interessa più, ma tutti questi giudici non conoscono niente della Bibbia, ma neanche un verso della Bibbia. E che razza di giuramento è questo? È un controsenso, capite perché le cose vanno male? E invece dovevano lasciarla lì la Bibbia, e che spero che qualche giudice la apre anziché giudicare in un modo storto e solo si corrompono pure con i soldi, che giudicano secondo la giustizia di Dio. Questo è quello che sentivo di dire prima di pregare. Vogliamo mettere in piedi.